terza e ultima parte. Qui siamo nel pieno del villaggio etiano. Questo a destra è un sarto e il ragazzo che vedete fa i quadri colà. Qua c'è il meccanico, un bar, questa è la scuola. Scusate i sobbalzi, ma come vedete ci sono i dossi che sono molto importanti. E praticamente su questa via ci sono tutte le attività, i negozi, i negozietti che vendono l'acqua, l'olio e di tutto un po'. Il villaggio poi prosegue per di là, non pensate che sia finito. Ecco, come vedete l'immondizia purtroppo gli haitiani non capiscono sta cosa dell'immondizia neanche avendo ritiro. Qua in questo villaggio di Munoz passa due volte alla settimana al ritiro dalla nettezza urbana, ma loro niente da fare. E questo è addirittura il cimitero, che è particolare perché le cappelle familiari, quelle dei più ricchi, sono rivestite con le piastrelle del cesso, praticamente quelle da bagno. Vedete anche questa qua davanti, il mosaico e così. Qua finisce il villaggio. Ecco, contate che lì dove vedete la fine del muro bianco c'è un resort a 5 stelle, per cui neanche da dire che sia lontano o non si sappia di questo villaggio. Il villaggio è davanti agli occhi di tutti, è talmente grande. Saluti, Munoz, Puerto Plata, viaggiatore volontario.